L'Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì 25 aprile. Dunque bisognerà aspettare lunedì per una nuova diretta, ma nel frattempo il pubblico viene aggiornato con i daytime. Nell'ultimo abbiamo visto i naufraghi impegnati a cercare di accendere il fuoco. Dal momento che lunedì scorso è stato spento dalla produzione come punizione per aver rubato il cibo a un operatore. Poi le immagini di Pietro Fanelli in completa solitudine a Playa Segreta. Il poeta è stato mandato in isolamento per cercare di portare a termine una missione, ma non sembra soffrire per niente la solitudine. Anzi. Non solo ha ammesso che tutto sta procedendo secondo i piani, ma ha anche aggiunto che vivendo in un vero e proprio paradiso. La mia missione è più un paradiso per me. Non sento timori e paure di genere. Ho fatto una lunga passeggiata. È stato un atto di trasmigrazione. Di trascendenza. Non sono mai stato così felice. Il naufrago, momentaneamente assente dall'Isola dei Famosi, ricordiamo che Pietro Fanelli è finito in nomination con altri 5 compagni, ossia Daniele, Joe, Cadi e gli ultimi arrivati Rosanna e Sonny. Ma tornando al daytime di mercoledì 24 aprile, abbiamo visto anche un duro confessionale di Greta Zuccarello, che si è sfogata non risparmiando critiche a Cadi. Io credo che lei non si senta in colpa per niente, perché lunedì ha fatto tutta la forte in puntata. Si è dispiaciuta di essere finita nuovamente in nomination, e adesso credo stia usando un altro approccio per cercare di fare pietà, le parole della ballerina. Ma non è finita qua, perché ad un certo punto nel sottopancia è apparsa una scritta.